Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Come sempre io sono Maxi e questo è un video tutorial su come poter mettere il simbolo che vogliamo, o proprio comunque tra una scelta di vari simboli che adesso andremo a vedere sulla nostra crew. Allora, come vedete, io ho messo Stewie Griffin e adesso vi mostrerò come si fa. Allora, innanzitutto bisognerà andare su questo sito e qui avremo una vasta scelta di simboli da scegliere, oppure potremmo caricare un simbolo noi. Adesso io non ho ben chiaro come si fa, quando lo saprò, quando riuscirò a capire come funziona per caricare un simbolo, ve lo farò sapere. Comunque sia, qui abbiamo una vasta scelta di simboli che possiamo mettere. Allora, noi andiamo a scegliere questo. Una volta scelto il simbolo, andiamo a cliccare su Show Code. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo copiare ed incollare questo codice. Dove andremo a incollare questo codice? Allora, questo codice lo andremo a incollare nel creatore di simboli. Adesso andiamo a vedere. Io vado nella mia crew, vado ad entrare nelle impostazioni della crew, no? Quindi faccio edit crew e vado a cliccare sulla matitina che abbiamo a fianco al simbolo, e dopodiché andiamo a create new emblem, o new emblema, non lo so io perché sono un drago nell'inglese, quindi per me è emblem, però vabbè, create nuovo simbolo se ci avete in italiano, ma che è meglio. Allora, una volta fatto quello, cliccate con il tasto destro nel lato della pagina. Adesso vi faccio vedere, aspettiamo che carica. Ecco, cliccate qui, andate su ispezione elemento, e una volta fatto questo si aprirà lateralmente una finestra che parecchi di voi penso conoscano, insomma, no? Sta cazzo di finestra di ispezione elemento. Una volta fatto ispezione elemento e avrà caricato tutto, cosa dobbiamo fare? Andiamo a console, ragazzi, andiamo a console, clicchiamo sulla pagina bianca, un clic solo, e poi facciamo control V, ragazzi, per incollare tutto quello che abbiamo copiato dal sito, no? Dal sito in questione. Facciamo control V, diamo invio una o due volte e aspettiamo, il social si buggerà un attimino, ci metterà un pochino, però come potete vedere ha caricato questo nuovo simbolo. Allora, a me adesso non interessa salvarlo perché non è un simbolo che io voglio, però una volta fatto questo andate su salva e andate su pubblica. Adesso vedete che qui c'è il simbolo, andate su pubblica e ve lo ritroverete pubblicato, e vi troverete il simbolo come avete visto. Anch'io ho Stewie Griffin come simboli crew. Niente di più semplice, ragazzi, lascerò in descrizione come fare, e penso di aver detto tutto, insomma. Poi una volta fatto questo avrete qui il vostro simbolino salvato, il vostro emblema della crew, e potete scegliere quale mettere, insomma. Io, come ho detto, quello non è che mi piacerà più di tanto, e quindi lascio Stewie Griffin per il momento. E nulla, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, che possiate trovare qualcosa di utile in questo sito, qualcosa di carino, o addirittura caricate voi, se riuscite a capire meglio come funziona il sito, fatemelo sapere. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.